Allora, Giulia, una selvaggia voglia di libertà. Rosa Palasciano e Valerio Di Benedetto, una selvaggia voglia di libertà. Questo sottotitolo un po' racchiude l'essenza di Rosa, no? Che è sempre un po' divisa tra il volere una casa, degli affetti e questo appunto assoluta voglia di libertà. Sì, sì, esatto. Racchiude un po' i sentimenti di questo personaggio che sono contrastanti. Da un lato cerca l'amore e dall'altro invece vorrebbe essere libera. Quindi è una frase che hanno scelto e che racchiude un po' il cuore dei suoi bisogni. Ma tu, tra l'altro, oltre ad essere la protagonista, sei anche co-sceneggiatrice. Sì. Quindi hai scritto a quattro mani con Ciro De Caro la sceneggiatura, quindi raccontaci anche un po' come nasce questo film, da che idea parte e come lo avete sviluppato. Sì, nasce da un'esigenza che avevamo entrambi di scrivere una storia con una protagonista femminile che fosse un po' diversa, un po' fuori dalle righe e che insomma ci siamo occupati molto del lato oscuro del personaggio e quindi abbiamo dialogato tantissimo e abbiamo provato a pensare al viaggio di questa ragazza che costruisce la sua identità attraverso le relazioni, attraverso le amicizie. E da lì poi è partito un dialogo, un confronto e abbiamo cercato di raccontare temi profondi con leggerezza. Ecco, tra l'altro in questo percorso incontrerà tutta una serie poi di personaggi, no? E Valerio, invece, raccontaci qual è appunto il tuo di personaggio. Allora, Sergio è uno sconfitto dalla vita, è un antieroe per eccellenza. E io mi viene da fare il paragone con il Valerio di Spaghetti Story, che comunque era un personaggio che in qualche modo aveva una speranza, ci provava fino alla fine e aveva quella fame negli occhi. Ecco, Sergio in realtà non ha tutto questo, è rassegnato a quello che la vita ormai ha in serbo per lui, che è quasi niente, ma quel quasi niente lo accetta molto volentieri e diciamo cerca di sbarcare il lunario con quel quasi niente, inventandosi anche dei lavoretti, cioè facendo dei ritratti alle anziane o leggendo Shakespeare sempre al centro anziani, cioè laddove in qualche modo l'essere un microscopico più intraprendente possa portare poi dei benefici al suo portafogli che comunque tende a meno infinito. E incontra Giulia perché anche lei è, non direi un'antieroina, quanto in realtà è, cioè lo è, ed è un personaggio spezzato in termini non di scrittura, ma in termini proprio di vita. Ed è il caso di dire che in questo caso i simili si attraggono e quindi le risonanze che c'ha Giulia in qualche modo attirano Sergio, che vorrebbe salvarla, ma non sa neanche lui come fare perché non sa salvare se stesso, quindi è molto difficile per lui prendersi cura di un'altra persona, non riuscendo in primis a prendersi cura di sé. Ecco, tra l'altro, una delle caratteristiche del film è che in fase di ripresa siete stati un po' privati un po' di tutto per dare un senso un po' di realtà, no? Anche ad esempio del trucco, così come poi non sono state successivamente inserite delle musiche, quindi proprio tutto è stato ridotto all'osso. Come avete vissuto, insomma, questo modus operandi? Beh, a me personalmente ha fatto anche piacere perché mi permetteva di avvicinarmi al personaggio e poi facendo tutto da soli avevamo anche meno distrazioni, perché ovviamente il trucco può essere una parte fondamentale del lavoro, ma in questo caso era bello anche entrare così da soli, sistemarsi, non so, i capelli e andare, perché era molto nello spirito della storia. Almeno io l'ho vissuta così, non so, Valerio. Beh, io ho un problema con la barba e con i capelli costante, quindi provavo a farmi dei raccordi, cioè se il film fosse stato fatto in sequenza, quindi dalla prima scena fino all'ultimo, mi sarei fatto minimamente un problema, ma quando avevamo appunto delle scene precedenti, mi ricordavo un po' la lunghezza della barba, quello
come vedi adesso i baffi, perché sto girando una rosa, lui i baffi e la lunghezza dei baffi per me è un problema che mi attanaglia perché non ho il controllo e questa cosa forse sono più lunghi, sono più corti, sono più folti, quindi l'ho vissuta bene quando giravamo, nel momento in cui ok prepariamoci a questa scena, per me c'era sempre una remota la voce nella mia coscienza, diceva non c'è il trucco, ma non perché io debba essere truccato, mettimi il fondo, quello assolutamente, amo tantissimo questo, ma la paura di non essere raccordato e poi magari vedi in sala quelle cose, ah, vedi prima c'avevo i capelli più lunghi, cioè queste cose qua che io noto, ecco perché. E quindi immagino che per ovviare avrete avuto una segretaria di edizione particolarmente attenta a tutto ciò. Inesistente, diciamo. Benissimo. Completamente inesistente. E allora diamo agli spettatori, se doveste indicare un motivo per cui venire al cinema, che già di questi tempi è difficile che la gente si muova e vada al cinema, quindi innanzitutto a prescindere da questo, ma un motivo per cui venire a vedere proprio il vostro film, Giulia. Allora, perché vedere Giulia? Perché abbiamo raccontato delle cose anche profonde, non dimenticando mai i toni della commedia, quindi diciamo che di questi tempi, secondo me, può far bene farsi anche un viaggio di leggerezza con i nostri personaggi. Eccomi, fine. Sì. Direi la stessa cosa di Rosa, oltre ad aggiungere il fatto che di solito ci si lamenta di cinema sono vuoti, quindi proprio rischio contagio zero, quindi qual è la paura di andare in un cinema vuoto a vedere un bel film? Nessuna. Andate, perché così piano piano si riempie. E sì, raccontiamo una storia che potrebbe essere un qualcosa di importante, pesante, ma con un tono talmente leggero che c'ho un'amica che dopo che l'ha visto in anteprima, così che gliel'ho fatto vedere a casa appunto di Ciro, mi ha scritto per 3 giorni di fila dicendo stamattina ripensavo a questa scena, poi è vera questa cosa, e poi ho ripensato, quindi è un film talmente leggero che però sedimenta e col tempo poi ti arrivano delle cose che all'inizio magari sono coperte da una risata, ma invece poi lavorano sotto traccia. Quindi è una bella esperienza, quantomeno. Benissimo. E per chiudere, voi una piccola appendice, avete fatto anche teatro, fate anche teatro. Quindi, insomma, invitiamo anche gli spettatori a venirvi a vedere a teatro se avete qualche cosa in giro o in previsione. Tra l'altro tu, Valerio, magari tanti non lo sanno, ma sei uno dei protagonisti di Che Disastro di Commedia, che è lo spettacolo, a mio avviso, più bello e divertente dell'ultimo decennio. Quindi, assolutamente, adesso avete fatto il sequel, Che Disastro di Peter Pan, che spero porterete ancora in giro. Sì, come dicono in Francia, beato di Cianocchio, sì, nel senso che Disastro di Commedia dovrebbe tornare le ultime 2 settimane di aprile al Teatro Parioli a Roma, e Che Disastro di Peter Pan abbiamo già avuto, diciamo, dei contatti, degli accordi, quasi delle date per la prossima stagione 22-23, Milano, Torino, l'inespugnabile Verona, così dicono, Bologna, Firenze, però come sopra, beato lì c'è un occhio, quindi per ora questo, sto preparando un monologo anche, tratto da un romanzo, e niente. E invece Rosa, cosa stai preparando? Io sto scrivendo uno spettacolo, però diciamo, visti i tempi, non so quanto tempo ci vorrà, però sono nella fase creativa e speriamo appunto di avere presto la possibilità di andare in scena. E magari chissà, avrai anche Valerio nel tuo cast, vedi? Chissà. Va bene ragazzi, allora diamo l'appuntamento finale per il cinema. Ci vediamo il 17 febbraio. Venite a vedere Giulia, vi aspettiamo. Grazie e complimenti. Grazie a te, Ivana.